Game One su Pokémon Stadium. Su Pokémon Stadium. Ma quant'è che non si vede il DVD del Flebo, cazzo, che Grifo Smash. Tantissimo, proprio. Vero, assurdo. E vediamo subito che il DVD del Flebo, il DVD in generale, ha questa caratteristica del non laggare sulle mosse, dice, ah sì. Solo il suo, ha tirato il suo. Perché DVD normalmente lagga, ma il suo proprio non lagga. Ragazzi, è praticamente Little Mac, non vedo le differenze. Perché, ho visto, sembra un cosa enorme, in realtà c'ha opzioni che non... Wow, è stato colpito con... Ha tradato con quella cosa? Davvero, ha tradato con sì, cosa? Sì, è perché ha tirato allungato la hitbox del martellone, ecco del mai. Go martellone Go, per fregare una reference, che non so a cosa si riferisca, però... Vediamo subito che Connors sta giocando molto bene, e come lo dico, è morto. Muore a una percentuale... ridicola. Se la ride, giustamente. Muore una percentuale ridicola. Ma quanto era? Era 60. Cioè, ok, sì, gli è cascato un costo di 20 tonnellate addosso. Con 150 di rage. Con 150 di rage su un bambino di sì e no 30 kg. Però, nel senso, dai. Cioè, la violenza sui minori, pensavo. Mamma mia, ma sta andando? Fossimo oltre questa cosa. Si è ripresa la prima stock in questo modo. Va bene. L'ha rubata proprio, l'ha presa. Hai preso la mia becca e pro uccide. E via. Anche per me penso tra lo scudo non dico shield break ma shield break. Sì, no, non dico shield break ma shield break, assolutamente sì. Zossa era già danneggiata, quindi. Bear che landano sullo shield, che se spaziati bene sono safe. Ottimo, bravo Connor, sta qui a piazzarsi una bella stringa. Non riesce a chiudere la privia del gordo, ma sta mettendo in seria difficoltà in seria difficoltà il Flebo. Di non farlo atterrare. Lo tiene in aria. Dash attack che forse gli costerà la stock. Sì. Da quella percentuale, giustamente. Era assai alta. E Connors dopo quella porcata che è entrata non ne vuole sapere più niente. No, infatti. Assolutamente. Non ce n'è per nessuno. Dopo che la cosa secondo gordo. Il terzo lo manda via, giustamente. L'upside riflette i gordo, quindi penso che questa cosa gli sarà molto utile. Questo dash attack. Che cosa chiami abitante? Dimmi, c'è qualche problema? Nessun problema. Ok, perfetto. Nessun problema. E. Ok, pensavo avrebbe punito con un bear, perché fa rifiuto, ha scavalcato il Pick Fire. Gli si è lanciato sopra a tuffo, a pesce, ragazzi, e l'ha scavalcato. Che fico è. E così ha riportato la situazione in vantaggio. L'ultima stock in parità. Oh, Mare! Oh. L'ho vista per un attimo, l'ha tenuta fino alla fine. Down smash. Punita. Vorrei vedere una cosa tipo di pressione al bordo. Forse vediamo il frame drop. Il ledge trap in azione. Piazzato bellissimo. Lì. Ok, adesso o muori. O resetti, quindi scegliete. È quello, o muori o ti resetti e stai comunque fuori. Cioè gli ha preso tre stock. No, cioè, sì, però ok, però porca miseria. Hype, cazzo. Sicuramente non gli è stato bene. Posso essere sicuro che in questo momento non gli è stato bene. Posso essere sincero. 1-0 per Flebo. Update. Martellate sui bambini. Sì, esatto, è il marto, hai ragione. Ed è giusto così. Secondo game su Battlefield. Secondo game su porca Battlefield. Miseria. Mamma mia, ragazzi, ma cos'è? Gordo che fa 30. Questa è dega, sono successe cose. Va bene. È il CEO di sbaglio. Ok, si gira e lo butta fuori. Si ricomincia. Sessione di ledge trap, ragazzi. Sì, è un bivio proprio, è un bivio. O muori. Sette, quindi muori dopo. Quindi, muori dopo. Quando? Adesso dopo. Ancora. Mamma mia. Questa qui o non riesce, trova il modo di tornare su. Oppure qui Flyo ci costruisce le stock intere. Non si sta abituando a questi gordi. Ma qui è veramente è una flowchart a un certo punto. Le opzioni sono veramente poche. Sì, è vero. Se Flebo non sbaglia, l'unica altra opzione è il reset che comunque te li butta via. E quindi tanti saluti. Si gira e lo sputa fuori. Tilt spaziata al massimo possibile. Gli ha girato dalla, non so, da Perugia, è arrivato lì nelle Marche con questo tilt. Bear che ha permesso di giocare a calcio con il gordo. Mamma mia, quanto lag non ha questo qui. Gira. Cosa stavo parlando? La versione but I'm still alive. L'avete visto? Andiamo? Ragazzi. Dodge però. Oh, up tilt. Ottimo, non ancora abbastanza. Opzione più veloce. E qui penso F tilt non ancora abbastanza. Che speravo, sai, in realtà. Sta aspettando, non so. Ok. E via, down smash. Resetta ulteriormente. Ragazzi. Gordo che si resetta per la terza volta di fila. Dash attack. Tuffo a pesce.
che chiude una seconda, la prima stoca, esatto, la prima stoca. Ma di che stiamo parlando? Oh, l'ha fatta, ragazzi, l'avete visto? Tu, questa partita sta andando per intero. Mamma mia! Ma come gli sta mettendo ancora? Non ha chiuso! È rimasto un quarto d'ora! Cioè, quell'affare è rimasto attivo per un'ora e mezza! Un'ora e mezza è rimasto! Connors non se lo meritava! Non se lo meritava, decisamente! E tecchia! Bellissimo! Non gliene frega, non vuole morire! Oh mio Dio! Oddio! Poteva morire a zero! Il risucchio! Ma ragazzi, 189 ancora non ragazzi, muore. Il tristock lo vuole. Cioè basta un back throw qui. Vuole. Però non sembra lo trovarlo vuole. Questo back throw. Non sembra trovarlo. Mamma mia, com'è vita fake. Ancora. Lo prende. Con colpo dash attack di 6 ore sul bordo. Lo prende. Mentre si stava andando a prendere un caffè. Non gliene frega niente. Il dash attack che copre 7 frame, non 2. Ne copre 7.